Bella a tutti ragazzi, l'Oxiderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. La Sparky, la Scintilla ragazzi, una delle carte più forti di Clash Royale, oggi è la protagonista del nostro deck. Una carta che è facile counterare, basta una zap, un mago elettrico, un gigante elettrico, ma che se riusciamo a far sprecare questi tank al nostro avversario, questi counter al nostro avversario, potremmo sfruttarne a pieno la potenza. Il deck di oggi vede due combo, la scintilla con il gigante o eventualmente i barbari scelti con la furia. Il tutto condito con altre due truppe, principe nero e mago elettrico e ovviamente due spell che ci aiutano tantissimo, zap e furia. Chiude lo spirito della cura per un eventuale e semplicissimo cycle. Si parte subito contro l'Ipoi degli SG Reborn. Apriamo con una scintilla da dietro, lui gioca un golem di Elisir. Vediamo cosa ha in mente di fare. Andiamo a proteggere intanto con il mago elettrico. Anche i suoi sgherri. Oh mio Dio! Sgherri specchiati. Perfetto, siamo riusciti ad entrare. In realtà abbiamo recuperato un sacco di elisir. Possiamo ripartire velocissimi. Anche con il gigante. E poi con la furia. Siamo pieni di elisir. Andiamo, 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 andiamo. Spirito della cura dietro. Il principe nero può partire. Qui gioca nuovamente un secondo gigante golem di Elisir. Scusatemi, il principe nero sta continuando infuriato a fermarne l'attacco. Serve subito un mago elettrico davanti per poter arginare un secondo questi piccoli golemini. Zap e poi furia. Scusatemi, e poi mago elettrico. Andiamo con il giant. Infuriamolo nuovamente. Fireball per lui. C'è il gigante che è completamente solo e infuriato sotto la sua torre principale. Continua a picchiare con una pesantezza devastante, una potenza incredibile. Porta la torre centrale a 3.376. Sparky anche per lui. Sparky maxata al 13. Possiamo adesso preoccuparci di fermare la Sparky e utilizzare la nostra. In combo con la Zap per darci da fare. Barbari scelti sul ponte, gigante alto in modo che subisca un po' di danni dalla parte delle torri. Gigante che arriva sotto la torre. Speriamo pure che entrino i suoi sgherri specchiati al 14. Mago elettrico. Non posso sprecare questa zap, mi serve. Lasciamolo entrare, lasciamolo entrare. Sta preparando un buon attacco lui. Di nuovo andare a fermare sul ponte, sembra che sia giusto. Intanto l'idea che ho avuto, let's go scintilla su scintilla e andiamo a portarci a casa il primo game con un gigante praticamente quasi full vita che stava andando per la torre di destra. Molto 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 bene, andiamo avanti senza fermarci. Intanto se il deck vi sta piacendo un bel pollicione in su ragazzi, lasciate un commento a questo video, sapete che io ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti. Dai, dai. Gabbia Goblin per lui. Qui io potrei partire tranquillamente con una combo doppia. Principe Nero e Mago Elettrico. Principe Nero che gioco in questo momento. Ma aspetto per il Mago Elettrico. Ok, ok, ho perso uno spirito della cura, ci può stare. Adesso lo possiamo giocare il Mago Elettrico. Peccato, perché lui ha tirato un fulmine. In realtà, oddio, gioca con le carte molto molto basse, attenzione. Ha una gabbia goblin al 10 e un arciere pirotecnico all'11. Via questi scheletrini. Ci interessa proprio che vadano sotto la torre. Perfetto, non è stato loccato dalla gabbia goblin e il nostro barbaro scelto può andare all'abbattimento della torre di sinistra. Molto bene.
Facciamo entrare pure il goblin gigante. Principe nero per counterarlo. Lo lasciamo andare per i fatti suoi. E ci riprepariamo intanto con il nuovo attacco. Lo andiamo a caricare. Scintilla sulla sinistra. Gigante Royale. Qui è ottimo andare con i barbari scelti. Perfetto, insieme alla scintilla dovrebbero fare abbastanza male. Infatti Gigante Royale che non riesce a tirare più di due attacchi. I barbari vanno per i fatti loro. Via intanto gli scheletrini. Tronco, e io andrei ad infuriare a questo punto i barbari, che dovrebbero fare abbastanza male. 2003, 2009, 2004, mamma mia che casino. La furia! Riesce a prendere la scintilla, che tira un attacco devastante alla torre. Principe nero sopra. Non facciamo nulla. Lo immaginavo. Serve il giant. Vediamo se con la furia riusciamo a toglierci dai piedi anche la torre centrale. Gigante purtroppo attaccato pesantemente. 7.48, 4.41, niente da fare. Giocherà nuovamente il Royal, eccolo. Qui sì che avrebbe senso andare su con il mago elettrico. Un attacco solo. Andiamo con la furia. Super veloce. Lui fa un piccolo errore che gli potrebbe costare carissimo. Tira anche le frecce. Mago elettrico. Sarebbe quasi più sensato fargli fare la torre, ma non ce la fa. E con la torre centrale a 107,99 la mia torre di sinistra, andiamo a vincere anche questo secondo game. Dentro. Intanto, ragazzi, vi ricordo che siamo nell'evento Slash Royale, quindi c'è un sacco di oro da prendere in questo periodo su Fortnite e ci sono degli sconti pazzeschi sul potenziamento delle carte. Ok, perfetto, intanto. Mi piace che il nostro mago elettrico riesce ad aiutare. Fuorilegge, carta molto interessante. Mi piace sempre tantissimo. Per fortuna non riesce a tirare la seconda carica. Oddio, qui non possiamo fare molto in realtà. Verremmo zappati purtroppo. Sarà un bel problema. Non zappa, incredibile. Me la rischio. Una casella indietro. Perfetto. Non proprio perfetto, ma wow! Portiamolo via. Purtroppo non abbiamo fatto altro che rallentare un attimo la sua corsa. Pesante quel principe nero, che ha fatto veramente malissimo. Errore. Serve un mago elettrico. No, devo per forza fare un retarget sul barbaro scelto. Ho giocato male, qua gli ho regalato un pochettino la partita, eh. Qua gli ho regalato un po' tanto la partita. Forse lui ha sbagliato a giocare alla fuorilegge. Ok. Vediamo cosa succede. Siamo super veloci. Oh mio Dio! Mamma mia ragazzi, qua la furia ha cambiato tutto il corso degli eventi. Qui la furia ha cambiato tutto il corso degli eventi. Giocherà il principe nero sul ponte? Giocherà il log rider sul ponte? Ci fa la torre. Ci sta. Furia anche per lui. Secondo me è un po' bruciata questa furia. Riusciamo ugualmente a rimettere in pari la situazione. Se l'è un po' bruciata secondo me quella furia. Dobbiamo giocare bene questo attacco sulla torre di destra. Con calma. Non voglio che il mago elettrico subisca il danno della poison. Voglio invece che la torre. Vai. Giocherà gli sgherri, ovvio. Ci proviamo ugualmente, ma è una mezza follia. Anche se in realtà mi ha fatto malissimo. Mamma mia, che attacco. Che grande attacco. Userà la furia sul principe nero. No, e allora difendiamo. Non capisco cosa sta facendo lui. Non capisco, penso che l'ho un attimo debilitato. Una poison disperata. E andiamo a fare una tripletta. Let's go.
Non può farcela con Log, non può farcela! Let's go! Ed è una gran tripletta anche oggi, ragazzi! Wow! Come gira bene il deck e non era maxato! E non era maxato! Insomma, ragazzi, io spero che anche il video di Clash Royale di oggi vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash o in live sul canale Viola. Ciao!